Ciao ragazzi, sono Marco e in questo video vi porterò allo Snowland. È un festival che si trova esattamente a Livigno, quindi a circa 2000 metri di altitudine. È il mio primo festival che farò sulla neve, quindi vedremo un attimo come sarà a livello di esperienza, considerando anche che si sono abbassate le temperature tantissimo nell'ultima settimana. In teoria non ci doveva essere neve perché c'erano circa 20 gradi, ma con le temperature che ci sono ora, intorno agli 0 gradi o anche addirittura sotto lo zero, c'è stata tanta neve negli ultimi giorni, quindi andremo a capire anche come sarà a livello logistico organizzare un festival sulla neve, con la neve, e come poi sarà Livigno all'interno proprio di questa situazione. Il viaggio è stato fantastico, siamo partiti con l'alba da Firenze, poi abbiamo attraversato l'Appennino con le sue nuvole per arrivare fino alle Alpi Italiane. Paesaggi incredibili in mezzo al verde della natura, che salendo di altitudine si è trasformato in un fantastico bianco, grazie alla nevicata dei giorni precedenti. Eccoci qua, siamo arrivati in hotel. Questa è Livigno vista un po' dall'alto, dove noi abbiamo appunto l'hotel. Questo è l'hotel Alpen Resort, fantastico, con piscina a sfioro, veramente fantastica, tutto in legno e super super super. Adesso vi porto dentro a vedere come è l'interno. Qui c'è tutto lo staff di Snowland. Questo qua invece è l'ingresso, Alpen Resort Bivio. Entriamo insieme dentro, dove noi abbiamo già fatto ovviamente il check-in, ci hanno dato i bracciali che ora vi farò vedere. Qui c'è un po' di gente che sta arrivando. Questa invece è la terrazza, dove in fondo c'è la piscina a sfioro che vi dicevo prima, con questa fantastica vista sulle montagne con la neve, perché fortunatamente è anche nevicato. Mentre da quest'altra parte c'è la spa e dopo entreremo dentro e vedremo com'è. Questo hotel visto da qui è veramente un qualcosa di incredibile. C'è piscina a sfioro con vista sulla neve, sulle montagne, piscina riscaldata, che poi ovviamente parte dall'interno, anche se ora non si vede, c'è il riflesso. Dopo andremo anche all'interno con tutte le varie sdraio e poi arriva qua all'esterno. Riscaldata, veramente bellissimo. Al primo piano c'è tutto il ristorante principale dove abbiamo mangiato prima, tutta questa parte qui, questa parte qui. Ora ovviamente è chiuso perché è pomeriggio. Però anche questo con vista sulle montagne. Breve room tour della nostra camera, ma bagno normalissimo, letto tutto in legno, qui c'è il divano. Qui ci sono dei regalini da parte dei gadget, da parte di Aperol Spritz, Jägermeister, c'è un marsupio, un portatelefoni, dei calzini, un cappellino, delle cuffie e direi basta. E poi la cosa più bella, ovviamente, è la vista. Quindi ci affacciamo e abbiamo l'affaccio sull'ingresso. Questo è l'ingresso con vista sulle montagne. Per
Penso che questi video non abbiano bisogno di presentazioni, vi posso solo che consigliare una struttura del genere perché è puro godimento. Abbiamo provato ad avventurarci in una valle, ma purtroppo ad un certo punto la strada senza neve è finita e quindi ci siamo semplicemente goduti il panorama. Poi siamo andati a fare un giro a piedi per il centro del Livigno, dove molte cose costano meno, non essendoci applicata l'IVA. Per esempio la benzina a 1,50 euro. Il festival rispetto a Livigno è ancora più in alto e per arrivarci bisogna prendere le navette gratuite perché non ci sono parcheggi per le auto. Jägermeister, essendo uno degli sponsor principali, ha una sua cupola con all'interno diversi stand di accessori e trucchi, un parrucchiere per rifarsi i capelli e una vasca idromassaggio per rilassarsi. All'esterno invece troviamo una decina di chioschetti che propongono diverse tipologie di cibo e non solo i panini come spesso accade in molti festival. Qua c'era persino il sushi e il patanegra. Entrati nello stage, dopo essere andati in console, non abbiamo potuto non notare il fantastico panorama durante il DJ set di Pacosuna, con le montagne nevate in bella vista. Non siamo al Caprice, ma poco ci manca, veramente stupendo. Gente presa benissimo, travestimenti, maschere, cappelli strani, alieni, pinguini e molto altro ancora fanno da cornice ad un evento fantastico. Ricky Leroy ci ha fatto divertire come pochi, DJ e persona fantastica. Dopo di lui Frenzy, che non conoscevo ma ha saputo fare un giusto set prima di Deborah De Luca. Non ci sono presentazioni da fare su di lei, la conoscete tutti, o la si ama o la si odia, ma allo Snowland la amavano tutti. Siamo qua nel viaggio di ritorno, ormai abbiamo passato tutta la parte delle montagne, zero neve per strada, sia all'andata che al ritorno. Le strade erano pulitissime, anche se ovviamente nei giorni precedenti aveva nevicato, infatti era presente solo nelle parti laterali, però tutto super pulito, quindi viabilità con zero problemi. Feedback sullo Snowland, veramente positivo, fighissimo, dall'inizio alla fine, sia perché erano tre giorni con tre diversi generi musicali, diciamo. Il nostro era quello di ieri, in cui c'erano Deborah De Luca, Pacosuna, Ricky Leroy ed altri artisti, ma anche per tutto quello che è al di fuori del festival, inteso solo come aspetto musicale. C'era la cupola di Jägermeister con dentro tante attività diverse, come il barbiere, una piscina idromassaggio e poi anche l'hotel, che faceva parte appunto dei pacchetti del festival, l'Alpen Resort, veramente incredibile. Tutto in legno, struttura fighissima, con vari ristoranti all'interno, piscine riscaldate sia all'esterno che all'interno, palestra e tutti i servizi che si possono volere all'interno di un hotel 4 stelle in montagna. Comunque parliamo di un'altitudine di circa 2000 metri. Il feedback quindi è completamente positivo, contentissimo di esserci potuto stare, di aver collaborato con loro e spero il prossimo anno di poterci tornare e fare un'esperienza ancora più completa, perché a questo giro non abbiamo sciato sia per necessità
sia per tempistiche, siamo stati solo 2 giorni, ma magari il prossimo anno, facendo qualche giorno in più, avremo anche l'opportunità di sciare, essendo Livigno una delle città più importanti per questo sport. Ci vediamo settimana prossima con un altro video.